Buonasera. Il Presidente del Senato mi ha chiesto di presiedere la seduta fino al suo arrivo, perché purtroppo è impegnato in aula e la stessa cosa vale per il Senatore Quagliariello. Rivolgo un saluto al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente Scognamiglio, alle autorità, ai colleghi e al pubblico, che è un pubblico anche in parte di giovani, il che naturalmente è una cosa che fa molto piacere, e anche ai rappresentanti delle famiglie dei vecchi senatori del Regno. Questa iniziativa è stata presa logicamente dall'Archivio Storico del Senato, dall'Università Lumsa, ed è rivolta a presentare queste due opere che riguardano il Senato subalpino e il Senato del Regno d'Italia fino al fascismo. Intervengono la professoressa Corciulo, che si occuperà del Senato subalpino, il professor Rogari, che credo ci parlerà del Senato in epoca liberale, e il professor Craveri, che credo farà la congiunzione tra il periodo liberale e l'avvento del fascismo. E poi il professor Gianfrancesco toccherà alcuni aspetti costituzionali che riguardano la Camera Alta del Regno. A questo punto vorrei dare la parola alla professoressa Corciulo per il suo intervento. Scusatemi la voce che è terribile. Ma... Questo è acceso? È acceso? Grazie, Presidente. Sono molto lieta di partecipare alla presentazione di questa importante opera prosopografica che il Senato ha avuto veramente in qualche modo un grandissimo merito nel promuoverne la pubblicazione, della quale ovviamente la maggior parte dell'impegno è stato portato dall'amico qui presente Fabio Grassi e dalla dottoressa Campochiaro. In realtà gli studiosi di storia delle istituzioni politiche, quale io sono, spesso nei decenni passati si erano lamentati della carenza di studi di storia delle istituzioni parlamentari contemporanee riguardanti l'Italia. Ed in particolare questo gap era stato messo in evidenza per quanto riguardava il Senato. Addirittura un maestro della storia delle istituzioni politiche, quale il professor Ettore Rotelli, aveva parlato di mistero del Senato. E quindi fin dalla fine degli anni Ottanta, dalla metà degli anni Ottanta, proprio per rispondere a questa esigenza di maggiore chiarezza istituzionale, politica e sociale, poi vedremo quanto si può allargare questo ventaglio, alcuni studiosi, non soltanto ovviamente storici delle istituzioni, ma anche costituzionalisti, anzi forse per la maggior parte costituzionalisti, avevano cominciato ad esaminare da più punti di vista l'assemblea senatoriale, e ciò aveva portato al fiorire, a partire appunto dalla fine degli anni Ottanta e fino ai giorni nostri, di importanti contributi, fra i quali soprattutto quello di Nicola Antonetti sugli invalidi della Costituzione, anche di Guido Melis, di Francesco Soddu, di Piero Aimo e anche tanti altri che qui non enumero per non essere eccessivamente così noiosa. Quindi l'attenzione sul Senato era rifiorita in questi ultimi decenni, però ancora mancava un'opera di prosopografia che è fondamentale nello studio della storia delle istituzioni, in cui
l'aspetto formale, diciamo così, sovrastrutturale, ci fa comprendere soltanto in parte qual è stato l'effettivo funzionamento delle stesse. Ciò che ci aiuta a comprendere le vere linee politiche, quelle proposte e quelle poi realizzate, perché anche qui c'è una divaricazione, può venire soltanto da un esame attentissimo di quello che viene chiamato il personale politico. E questo esame è stato fatto in maniera ottimale, poi scenderò nei particolari più avanti, in quest'opera a cura di Fabio Grazzi e di Emilia Campochiaro. Intanto qualche parola sul nostro Senato. Tutta la prima metà dell'Ottocento è caratterizzata da costituzioni bicamerali. Già alla fine del Settecento, nella Costituzione più borghese, come viene definita, della Rivoluzione francese, quella del 1795, l'unicameralismo sparisce in favore di due camere, quella del corpo legislativo e quella degli anziani, che dal nome stesso facevano intendere quale doveva essere lo scopo, il fine della seconda camera. Cioè costituire un momento di riflessione, di moderazione, naturalmente legislativa, nei confronti degli eventuali impeti dovuti anche alla più giovane età e alle passioni rivoluzionarie della Camera Bassa. Questa costruzione venne naturalmente adottata anche in Italia e recepita direttamente dalla Carta Costituzionale del 1830, che però a sua volta faceva riferimento alla famosa Charte Octroyée del 1814, in cui era prevista la Camera dei Pari, non elettiva, ma di nomina regia e non ereditaria. Perché non ereditaria? Perché la vera Camera dei Pari ereditaria ha senso soltanto in Inghilterra, ove le grandi famiglie della nobiltà da sempre avevano diritto e titolo guadagnato sul campo con battaglie e altre, diciamo, imprese che sono ricordate nella storia inglese, ad avere e da trasmettere un seggio ereditario. Quindi non si parlò neppure nella Charte francese di Camera dei Pari ereditaria, bensì di nomina regia e non elettiva. E perché non elettiva? Perché la Camera dei Pari, come ho detto prima, doveva costituire in qualche modo un freno, una moderazione a quelli che venivano definiti gli eccessi dell'assemblearismo, che poteva in ogni momento, la Rivoluzione francese non era così lontana, riproporsi. Quindi anche nel nostro statuto, parlo dello statuto albertino, io mi occuperò della prima parte del Senato, in particolare del Senato subalpino, quando fu proclamato l'8 febbraio del 1848, il bicameralismo venne istituito all'articolo 7, con una Camera dei Pari di nomina regia. C'è da dire che anche, è interessante questa notazione che non è così nota, anche Ferdinando di Borbone, che per primo varò lo statuto nel 1848, istituì una Camera dei Pari di nomina regia e quindi non ereditaria. Le categorie per le quali il sovrano, fra le quali il sovrano poteva effettuare la scelta, furono quasi tutte mutuate da quelle francesi. Non le enumero tutte, dico soltanto che ci furono tre aggiunte molto significative, che furono quella dei vescovi, la possibilità di introdurre e di nominare dei vescovi all'interno del Senato, come pure dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, e da chi, virgolette, aveva reso servigi eminenti al governo. In questa prima fase c'è da ricordare che Cavour, che sarà poi sempre il nome tutelare di questo statuto,
era più favorevole, sarebbe stato più favorevole ad un Senato elettivo e come tale si espresse. Poi però questa sua proposta fu fatta cadere e non risulta che egli sia più tornato su questo argomento, anche perché, come è noto ai costituzionalisti, durante tutta la vita del Senato si susseguirono più volte tentativi di riforma dello stesso e quindi più volte si parlò di renderlo elettivo o di renderlo rappresentativo in maniera diversa di categorie attraverso appunto non più la nomina reggia ma attraverso le elezioni. D'altra parte, questa diciamo mancata rappresentatività del Senato, che è stata spesso addotta come motivo della sua debolezza, di questo bicameralismo zoppo, sul quale non mi soffermo perché è noto a voi, questo diciamo diminuzio del Senato fu dal grande giurista Pellegrino Rossi considerata in qualche modo una prevalenza della funzione politica dello stesso piuttosto che di quella sociale e quindi non lesiva di questa tipologia particolare di rappresentatività. Adesso vengo all'opera più sinteticamente, ho preso degli appunti e che cercherò di spiegare quanto mi è possibile sul volume presentato appunto da Fabio Grassi ed Emilia Campochiaro. Attraverso questi ponderosi volumi sui quali non è stato trascurato nulla, perché trovare le fonti, specialmente per il Senato Subalpino, è stato particolarmente impegnativo, in quanto non esistevano i fascicoli per ogni senatore e quindi bisognava guardare soltanto attraverso nella segreteria quello che si trovava e poi incrociarlo con tutto ciò che è stato possibile reperire sia nell'archivio centrale dello Stato, sia nell'archivio di Napoli principali e sia nell'archivio di Torino e naturalmente con tutti gli altri archivi minori in cui i senatori avevano appunto avuto il loro luogo di residenza. Attraverso l'esame prosopografico di questi volumi si possono attuare, possono emergere delle considerazioni che sottopongo alla vostra attenzione. Innanzitutto, questa presunta diminuzio, sempre considerata vigente da tutti i cultori del Senato, costituzionalisti e non, avvenuta nel processo di parlamentarizzazione della monarchia, stava a significare che cosa? La prassi parlamentare del nostro statuto, come è noto, affermandosi dapprima appunto de facto e poi de iure, portò ad una preminenza della Camera rappresentativa, che quindi in tal modo era l'arbitro della maggioranza parlamentare e quindi della fiducia o sfiducia dei governi. Per cui da questo assetto costituzionale in qualche modo il Senato veniva marginalizzato e si diceva che il Senato non faceva maggioranza. A parte che questo processo di minore intervento negli aspetti della parlamentarizzazione che sono tipici per esempio anche alla Francia in cui da un governo costituzionale proprio nella restaurazione si passa al parlamentarismo attraverso formule dapprima de facto e poi de iure affidate sempre alla Camera dei Deputati. Però vediamo che intorno a questo processo il Senato, quando fu necessario, impose in qualche modo la sua presenza e mi sono segnata due date. Una nel 1851, allorché nacque una querelle sulla possibilità da parte del Senato di intervenire sulla legge finanziaria, cosa che molti deputati rifiutavano. Il Senato tenne un atteggiamento estremamente dignitoso ma altrettanto fermo, tanto che fu necessario l'intervento di Cavour che stabilì una volta per tutte, la legge poi si mantenne sempre, la prassi si mantenne sempre in questo modo,
che il Senato poteva intervenire all'interno della legge finanziaria purché non ne mutasse l'importo finanziario stesso, cioè l'importo complessivo, però poteva ridistribuire la somma varata dalla Camera nella maniera che ritenesse più equa. Quindi già abbiamo questo intervento che è estremamente importante, come voi capite, perché ridistribuire le finanze in maniera diversa ha un significato politico molto rilevante. Ma addirittura nel 1955, con la crisi calabiana, che faceva riferimento ai beni della Chiesa che dovevano essere appunto requisiti, non mi soffermo su questo punto, la presa di posizione del Senato fu così forte che si dovette giungere ad un compromesso, altrimenti il Senato avrebbe votato contro la proposta governativa, quindi del Re e della Camera, poi alleata. Quindi abbiamo già due momenti in cui questa passività, questa diciamo inesistenza istituzionale e politica del Senato viene scalfita. Vediamo un'altra critica. La scarsa presunta rappresentanza di senatori nei governi nazionali. È stato detto, i senatori sono poco presenti nei governi nazionali. Guardando le carte molto ampie che ci ha portato Fabio e la dottoressa Campochiaro, vediamo che all'interno dei governi nazionali questi senatori non furono mai meno di 2 su 8 componenti del governo, che non è poco. Ed addirittura i presidenti del Consiglio provenienti dal Senato nel periodo subalpino furono 3, Alfieri di Sostegno, Chiodo e Delonè. Quindi un'altra critica si viene ad inficiare. Anche la minore presunta autonomia del Senato, legata alla considerazione che la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti competeva al sovrano e quindi era sottratta all'Assemblea, fu sempre fatta in maniera tale che questi personaggi fossero graditi all'interno dell'Assemblea stessa. E parlo di personaggi molto rilevanti, quali poteva essere il Giuseppe Manno, che è stato a lungo presidente del Senato, che è uno di quei personaggi più importanti, sia perché per gli alti servigi resi al sovrano, sia per preparazione, era un magistrato, e sia perché persona fidatissima. Quindi sia Manno, sia Koller, sia Alfieri di Sostegno furono presidenti del Senato con l'appoggio e con l'avallo di tutto il consesso stesso. Un altro piccolo punto e poi vengo ad altre considerazioni. Quanto alla scarsa partecipazione ai lavori senatoriali, si è detto che erano presenti raramente, eccetera. In parte questo è vero, considerando però anche l'età dei senatori, che non era molto avanzata, una media circa di 55 anni, però per i tempi insomma neppure così giovanile. E la presenza in effetti era minore, i lavori erano anche quantitativamente minori di quelle delle Camere, però che cosa facevano i senatori? Moltissimi senatori erano presenti e lavoravano attivamente nelle istituzioni locali, soprattutto nei consigli provinciali e comunali, dei quali si occupavano attivamente. Veniamo adesso al periodo 1848-61, sul quale appunto questo studio apporta dei chiarimenti fondamentali. Le nomine del sovrano furono quasi sempre prevalentemente sulla nobiltà. 179, vi do qualche numero, su 264. Nobiltà intelligentemente divisa in aristocrazia di servizio ed aristocrazia indipendente. Aristocrazia di servizio 105, aristocrazia indipendente 71.
L'aristocrazia di servizio era quella che abbiamo citato prima di Giuseppe Manno, cioè una specie di nobiltà di toga che viene chiamata di servizio da Fabio Grassi e la Campochiaro, perché in qualche modo si era nobiliata nel servizio del re, oppure da sempre aveva servito il re. Potevano convivere queste due categorie. Quindi 179 su 264 provenivano dalla nobiltà, 85 dalla borghesia. Borghesia a sua volta divisa in professionale, intellettuale, professionale, avvocati, eccetera, intellettuali, professori universitari, che pure sono una categoria presente, e mercantile, finanziaria, imprenditoriale, accomunata insieme, e infine possidente. Possidente era la categoria 21 nella quale prevalentemente avvennero le scelte fatte dal governo, che fin dal 1850 decide autonomamente e soltanto con l'avallo in qualche modo formale del re su quale categoria e quindi su quale persone far vertere la scelta dei senatori. Molto opportunamente i curatori di quest'opera hanno, per farci comprendere meglio le dinamiche insite in queste scelte, le hanno divise in tre fasi. Prima fase, 1848-1852. In questa fase il governo Balbo immette un cospicuo numero di conservatori, alcuni addirittura reazionari, con lo scopo sia di ingraziarsi coloro che avevano collaborato non opponendosi al sovrano nell'adozione dello statuto, ma soprattutto, e questo è un punto che mi preme mettere in risalto perché mi sembra meriti di essere evidenziato, soprattutto perché nella Camera del 48 erano presenti molti ex rivoluzionari che avevano partecipato anche a Torino ai moti del 20 e 21. Moti del 20 e 21 che sia a Napoli e sia a Torino si erano rifatti a quella progressista e democratica Costituzione di Cadice che era vista come uno spauracchio da tutti i governi restaurati e non solo d'Europa. Questa fenomenologia per quanto concerne appunto la Costituzione di Cadice, anche se durò pochissimo a Torino, soltanto 3 mesi, fu però seguita da una serie di repressioni molto pesanti che portarono alla morte politica, nel senso anche fisica, di ben 11 fra professori universitari, magistrati e funzionari che furono appunto condannati a morte. Molto più forte fu questo aspetto repressivo nel Piemonte piuttosto che nel Regno delle Due Sicilie, dove questa Costituzione aveva avuto una durata molto più ampia, molto più estesa per 9 mesi e per la quale Ferdinando mandò a morte soltanto i 2 ufficiali che l'avevano promossa. Quindi questo aspetto in qualche modo reazionario, da sempre contestato al Senato, in questi primi anni del Senato, secondo me può essere anche giustificato dal timore che la Camera, nella quale esistevano questi personaggi che continueranno poi ad essere presenti anche successivamente, aveva ancora dei retaggi del 20 e 21. Ho quasi finito, non ci metto molto. Vabbè, poi insomma, 5 minuti in più o meno. La fase intermedia del 52 e del 59, Cavour fa un uso moderato delle nomine ed immette uomini di tendenze liberali, nell'intento di consolidare il regime in senso progressista. È interessante notare in questo ambito che la percentuale dei senatori nominata comprende su 29 un'alta percentuale di persone con titoli patriottici. Comincia qui questo aspetto che naturalmente nei 150 anni di
festeggiamenti dell'Unità d'Italia non può non essere sottolineato. In sostanza ci sembra evidente che la fiducia di Cavour ai fini del consolidamento del nuovo Stato costituzionale cominciasse ad orientarsi verso quelle persone che avevano dimostrato di esserne a loro volta favorevoli. Fase finale, anni 1860-61. Si incrementa significativamente la percentuale di uomini con meriti patriottici. Addirittura su 120 nominati, 90 sono coloro che hanno partecipato ai moti risorgimentali, con un'amplissima prevalenza di uomini provenienti dalle province meridionali, che specie nel 61 sono la grandissima maggioranza dei nominati. Si trattava soprattutto di nobili, 62 rispetto ai 6 borghesi, nella quale erano rappresentate le famiglie sia di antica nobiltà, in quella che viene definita in qualche modo nobiltà indipendente, un passato di spada, ed in quella di servizio. Entrambe, questo è un aspetto molto interessante dal punto di vista politico, avevano partecipato attivamente alle vicende risorgimentali, spesso esercitando cariche e funzioni nei governi provvisori o non, e nelle nuove assemblee rappresentative del 48, nelle varie assemblee rappresentative del 48, che raccolsero in qualche modo l'élite sociopolitica italiana. In sostanza, nella fase iniziale del regno, dopo le annessioni, l'opera di Cavour consistette non soltanto nel cercare l'adesione ed il sostegno della popolazione delle province, ma di ricomporre quella classe politica che aveva partecipato ai moti del 20, 21, 31 e 48. Quindi mi sembra questo un quadro che emerge chiaramente da questa opera. L'obiettivo di Cavour fu infatti duplice: riunire in Senato gli stati maggiori delle rivoluzioni nazionali, promuovere attraverso la concessione del laticlavio l'adesione al nuovo regime di quella parte delle classi dirigenti, soprattutto meridionali, che non erano legate alla monarchia borbonica o se ne erano distaccate, spesso combattendo apertamente o no, cercando in tal modo di fare del Senato uno dei principali laboratori della nuova classe politica del neo-Stato unitario. I limiti e le future zone d'ombra di questo acuto disegno governativo evidenzieranno nei decenni successivi quanto sia stata prematura la morte di Cavour, la cui scomparsa contribuì sicuramente a scomporre quell'equilibrio politico-sociale governativo che lui stava creando e per il quale aveva speso le sue migliori energie. E le diverse componenti del neo-regno alla sua morte poterono esprimere con maggiore, ampiezza e senza il dovuto freno che egli avrebbe posto, quelle istanze contraddittorie e confuse, talune delle quali purtroppo sono presenti anche nei nostri giorni. In conclusione, il Senato subalpino sicuramente svolse un ruolo molto meno passivo e succube di quanto non si sia generalmente affermato. Si trattò in definitiva di adeguarsi, egli stesso si adeguò, per il bene delle istituzioni del nuovo Stato, a quei prevalenti aspetti della Costituzione materiale che sempre nei regimi infieri dal costituzionalismo al parlamentarismo sono stati presenti anche nelle altre nazioni europee. E quindi quel ruolo di diminuzio viene qui in qualche modo accettato ed anzi amplificato. Sicuramente il Senato ebbe un ruolo di riflessione e di consulenza legislativa, sicuramente più importante di quanto non si sia immaginato fino ad oggi. Vedi, per esempio, quelle opposizioni che vi ho citato precedentemente nei momenti cruciali della legislatura. In sostanza, ritengo che il Senato abbia costituito una difesa della legalità, questo è il punto che voglio sottolineare, esercitando con correttezza e coerenza le funzioni affidategli dallo Statuto Albertino, anche allorché esse vennero gradualmente trasformandosi per le pressioni politiche esercitate dalla nuova società unitaria. Grazie.
ringraziamo molto la professoressa Corciulo per questo suo molto sintetico e anche molto complesso disegno del Senato subalpino, in cui ha focalizzato gli aspetti costituzionali e anche il problema del personale politico, cioè e soprattutto l'opera di Cavour nella costruzione di una classe politica nazionale. Darei adesso la parola al professor Rogari. Scusatemi, ma io purtroppo ho anche questo compito sgradito di richiamare gli oratori ai tempi. Me ne scuso, non vorrei farlo, mi scoccia molto quando lo fanno a me. Ma, quali sono i tempi? Ecco, professor Rogari, prego. Bene, grazie a Fabio, grazie Orsini. Io credo che noi, come addetti ai lavori, dobbiamo essere molto grati al Senato, dobbiamo essere molto grati all'archivio e in particolare alla responsabile dottoressa Emilia Campochiaro, dobbiamo essere molto grati a Fabio Grassi Orsini per quest'opera in 9 volumi che si presenta come un repertorio, ma che è soprattutto per noi un formidabile strumento di ricerca. Lo è non solo perché finalmente noi possiamo trovare qualche cosa come 1504 biografie di senatori spesso non noti o poco noti o addirittura sconosciuti, delle quali adesso noi siamo in grado di ricostruire rapidamente, reperire rapidamente il profilo biografico, ma ancor più per quelle tabelle sinottiche, per quell'organizzazione, diciamo, di carattere grafico quantitativo della dislocazione dei senatori, delle fasi di nomina, della collocazione fra le categorie nelle quali vengono nominate. Parlava la collega delle famose 21 categorie previste dall'articolo 33 dello Statuto Albertino, ma ancor più per uno sforzo mai fatto e spesso difficilmente in qualche modo ricostruibile di collocazione politica dei senatori. Certamente i curatori dell'opera indicano che talora questa collocazione politica non è ascrivibile, spesso si tratta di militari, per esempio, che per definizione non sono ascrivibili ad una parte politica, ma per quanto è stato possibile i curatori dell'opera sono riusciti anche e ci hanno dato anche questo formidabile strumento. Il secondo aspetto, la seconda motivo di pregevolezza storiografica, diciamo così, di questa opera colossale, titanica, è rappresentato dal fatto che, come accennava la collega prima, fino a oggi un po' la storiografia ha trascurato, anche la storiografia storico-istituzionale ha trascurato la storia del Senato, soprattutto del Senato nell'età liberale e nel primo dopoguerra, ma anche perché l'approccio allo studio del Senato è sempre stato, da parte degli storici politici, fortemente riduttivo. Come dire, il Senato non conta perché al Senato non si esprime la fiducia, perché i governi non possono cadere al Senato, perché le leggi di spesa comunque devono partire dalla Camera e quindi il Senato è una Camera che per, in chiave di collocazione cerimoniale si definisce alta nell'età liberale, ma sostanzialmente è depotenziata. Ebbene, questo strumento di ricerca ci dice che non è così. Ci dice che non è così per una sequela di motivi. Io mi sono riservato, con l'accordo dei colleghi, di dire qualcosa in particolare per l'età liberale, fino alla fine del secolo, poi anche magari per l'età giolittiana, ma perché se noi seguiamo, da un lato, le cosiddette famigerate infornate, cioè le nomine dei senatori che vengono promosse teoricamente, astrattamente dal re, ma concretamente dai presidenti del Consiglio,
a partire dalla Ricasoli, primo presidente del Consiglio dopo Cavour, per arrivare fino alla Salandra, Annitti, al Giolitti del 1920-21, ci accorgiamo che queste infornate dicono molto della storia politica istituzionale del Senato. In secondo luogo, perché un'analisi dei presidenti, che si dice sono certamente di nomina regia, ma se andiamo poi a verificare e addirittura rappresentano in qualche modo il re e quindi non sono direttamente espressi da un'elezione senatoriale, ma se noi andiamo a seguire l'evoluzione delle nomine dei presidenti del Senato nel corso della storia dell'Italia liberale, vediamo quanto anch'essi rappresentino in qualche modo quelli che sono le problematiche politico-istituzionali che il Paese sta attraversando e quelli che sono gli orientamenti anche dei governi e delle maggioranze in carica. Se noi quindi vogliamo provare idealmente a ripartire questo lungo periodo storico che inizia col 1861, certamente la morte di Cavour è uno spartiacque determinante, e che arriva fino, possiamo farla arrivare al governo Fatta, comunque al governo Giolitti, l'ultimo governo Giolitti, 1920-1921, vediamo che sostanzialmente noi abbiamo tre o quattro partizioni. Una partizione periodica, una periodizzazione di una quindicina d'anni che coincide con l'età della destra, una partizione età della sinistra, da De Pretis a Crispi alla crisi di fine secolo, il periodo giolittiano e poi il periodo del tumultuoso del primo dopoguerra. Ecco, se noi vogliamo fare una storia del Senato ripartita in queste quattro fasi, sostanzialmente vediamo che nell'età della destra il bicameralismo è in realtà assai meno zoppo di quanto ci dicano le regole statutarie e i regolamenti parlamentari. Perché? Ma perché il ceto politico della destra è un ceto politico molto omogeneo, ha una base elettorale molto ristretta. E in fin dei conti, se noi compariamo quella che è la configurazione, come emerge da questo studio complesso, del Senato nell'età della destra, quello che è il ceto politico della destra negli anni fra il 1861 e il 1876, vediamo che non c'è una sostanziale discrasia. Il Senato è una Camera alta, che riflette un ceto politico e che riflette una base sociale che è sostanzialmente, fortemente convergente con quella che è il Parlamento della destra storica. I problemi, tra virgolette, per il Senato, se anche andiamo poi a vedere le infornate, vediamo che il ceto politico senatoriale prevalente proviene dal Piemonte, dalla Lombardia. Forse la figura più eminente di presidente del Senato all'età della destra è Gabrio Casati, quindi rappresentativo in qualche modo di questo tipo di configurazione. I problemi, tra virgolette, nascono con la svolta del 76, perché la svolta del 76 comporta che cosa? Comporta un grande dibattito in ordine alla riforma elettorale, che dura ben 5 anni. Il programma De Pretis del 76 arriva in porto con la riforma elettorale nel 1881. L'allargamento della base elettorale, consistente, che moltiplica per 4 grosso modo gli aventi diritto rispetto a quelli dell'età della destra, avvicina sempre di più, per così dire, la Camera a quella che è la Camera bassa, diciamo, la Camera dei Deputati, a quella che è una espressione della sovranità
popolare. Allora la discrasia Senato-Camera dei Deputati comincia ad essere un pochino più forte. Grassi tende a sottolineare l'aspetto della mancata fiducia da parte del Senato e quindi nei confronti dei governi, e quindi questo elemento di debolezza in qualche modo di subalternità del Senato. Io tenderei, recepisco il suo giudizio, ma lo associerei anche al fatto che via via che si allarga la base elettorale per la Camera dei Deputati diventa, per così dire, un pochino più forte, un pochino più evidente il fatto che il Senato di nomina regia è sostanzialmente espressione delle maggioranze dei governi vigenti, è in qualche modo declassato. Da qui si parte per il grande dibattito sulla riforma del Senato, che ha una serie di passaggi, da Cambredigni, metà degli anni Ottanta, a Vitelleschi Nobili Saredo negli anni 90, Arcoleo nell'età giolittiana e poi ancora dopo la guerra mondiale, dove le spinte per la riforma degli organi rappresentativi e dei processi di rappresentanza sono molto forti. Da qui questa lunghissima discussione su come riformare il Senato in contesti certamente diversi. Riformare cosa? Per quali debolezze, secondo il dibattito dell'epoca? La prima debolezza è di nomina regia, ma di fatto di nomina dei presidenti del Consiglio con le infornate. È un numero illimitato, i senatori possono essere un numero illimitato, hanno una durata vitalizia. Questi sono i tre punti, diciamo così, per così dire, di debolezza del Senato. Quindi la discussione, con esiti diversi e con proposte diverse, ruota a partire dalla metà degli anni Ottanta per arrivare alla vigilia della Prima Guerra Mondiale intorno a questi tre grandi temi, senza sostanzialmente arrivare a delle soluzioni. Non si arrivano a delle soluzioni perché la storia non si fa con i sé, con i ma certamente soprattutto perché non ci sono in realtà forti conflitti fra le due Camere. Ci sono stati un po' sul macinato, quando la sinistra ha voluto abolire la tassa sul macinato, ci saranno sulle leggi beneficenti, ma quei conflitti che si configurano fra Camera dei Comuni e Camera delle Orde nella tradizione britannica non hanno assolutamente un riferimento. Perché? Sostanzialmente direi perché le infornate depotenziano la possibilità del Senato di intercettare e di bloccare qualsiasi provvedimento della Camera che la Camera politicamente fortemente voglia. Ma io mi richiamerei anche però al famoso detto, diciamo, massima espressa da Saredo, che poi sarà un presidente del Senato di transizione alla fine del secolo, tra il 98 e il 900, e sarà anche un presidente del Consiglio di transizione fra la crisi di fine secolo e l'età giolittiana, che in età non sospetta, nel 1880, dirà: il Senato deve bloccare, deve frenare, ma non deve mai bloccare. Cioè, come dire, deve essere una Camera di riflessione, di compensazione, deve essere una Camera di saggezza, ma non deve essere mai una Camera ostativa di quelli che sono gli indirizzi politici che spettano in qualche modo. E con questa saggezza che il Senato recepisce nella sua storia, il Senato sopravvive anche poi per motivi politici. Noi sappiamo bene che Giolitti, per esempio, era stato sempre tradizionalmente fortemente ostile ad ogni riforma del Senato, che era convinto di poter condizionare in qualche modo. Fu ostile nel 1892-93 nel suo breve ministero, infornando 80 senatori in un anno con le proteste di Re Umberto. Fu ostile nella lunga età giolittiana, quei 13 anni prima della guerra mondiale, dove le infornate furono oltre 400, non tutte di Giolitti, ma insomma in gran parte suo, e fu ostile anche nel breve ministero
del 2021, quando fece una seconda infornata di 80, 82, 83 senatori, per riuscire comunque a condizionare secondo i suoi diritti, ma anche con una composizione sociale e politica profondamente diversa. Giolitti ha questa sensibilità, diciamo, dell'evoluzione democratica del Paese e la rispetta anche con le infornate, senatoriali. Ci sono dei grandi presidenti e delle lunghe fasi della storia del Senato su cui magari due parole, c'ho ancora due o tre minuti, possiamo dire. Per esempio, e Grassi ci si sofferma a lungo opportunamente, il periodo della lunga e luminosa, a mio avviso, presidenza di Domenico Farini. Domenico Farini, figlio del famoso Luigi, per breve periodo presidente del Consiglio, che veniva da una lunga esperienza risorgimentale. Domenico Farini dall'87 al 98 ha una lunga presidenza senatoriale, molto saggia. È meno rappresentante del re, Farini è più senatore fra i senatori, quindi riesce in qualche misura ad avvicinare la Camera Alta a quella che è l'evoluzione in atto nella realtà sociale del Paese. È un uomo molto vicino, è un uomo molto vicino a Crispi, e nell'ambito della sua lunga presidenza si sviluppa tutto quel lungo, ampio, profondo e alto dibattito di carattere costituzionale, delle quali è arcinoto il famoso "torniamo allo statuto" di Sidney Sonninio, espresso nel 1897, meno noto ma non meno alto, a mio avviso, e molto profondo e sottile, il grande dibattito che Ruggero Bonghi avvia con il ruolo del principe in uno Stato libero, il governo del principe in uno Stato libero nel 1893, che con toni e con una cultura forse di tipo costituzionale molto più raffinata rispetto a quella dello stesso Sonnino qualche anno dopo, prospetta quel "torniamo allo statuto", uso il termine sonniniano, e cioè richiamiamoci a quello che è il primo comma dell'articolo 5 dello statuto, che attribuisce il potere esecutivo al re. Sostanzialmente torniamo ad un rapporto di fiducia esclusivo fra il governo, il gabinetto e il sovrano. È un lungo dibattito costituzionale che si inserisce in una crisi delle istituzioni rappresentative del Paese, che poi verrà superata, come sappiamo, felicemente dalla svolta del nuovo secolo, che investe pienamente quello che è il ruolo del Senato nella lunga stagione di Domenico Farini. Non supera i vincoli, diciamo così, crispini. Domenico Farini è un uomo comunque vicino al Presidente del Consiglio, però certamente, diciamo, questi elementi inducono e potrebbero indurre la ricerca storica ad un approfondimento di quello che è stato il ruolo e il dibattito nel Senato negli anni della sua presidenza, anche in ordine a questi grandi temi che avrebbero prospettato, se fossero andate avanti, soluzioni di tipo costituzionale, diciamo così, di modello bismarckiano, che poi nella storia politico-istituzionale nazionale sono stati definitivamente superati con la svolta del 1901. L'età giolittiana. Beh, l'età giolittiana da un lato rappresenta Giolitti, e in particolare direi è Tancredi Canonico, il presidente Tancredi Canonico, che meglio rappresenta la transigenza cattolica e quindi quelle aperture giolittiane verso il mondo cattolico, e nello stesso tempo la volontà di non modificare i termini di configurazione del Senato, ma anche un periodo storico nella quale cominciano ad affacciarsi temi che torneranno poi nel primo dopoguerra in ordine alla modifica del Senato in quanto rappresentante di ceti o di corporazioni. L'ipotesi non va avanti, per fortuna, e sono assolutamente d'accordo con Fabio Grassi, non va avanti nel periodo giolittiano, non va avanti dopo, nel periodo della gestione illuminata per quanto ha potuto di quel Presidente del Senato che nel dopoguerra credo per la prima volta sia stato espresso dai senatori, che è stato Tittoni,
con la lunga presidenza dal dicembre 1919 fino al 1929, che nell'età della crisi dello Stato liberale e poi della costruzione dello Stato fascista e dello Stato autoritario, riesce a tenere alta la dignità del Senato, di tenere alti i dibattiti e proteggere anche, credo che ne parlerà soprattutto l'amico Piero Caveri, quelle che sono le figure antifasciste che continuano ad avere una pregnanza all'interno del Senato sotto, diciamo così, la copertura, il cappello, la tutela che il presidente Tittoni dà. La svolta in termini di riforma del Senato in chiave corporativa non passa neanche nel 1919-1920 e certamente non passa anche perché Giolitti non la vuole. Da capo Giolitti torna ad essere Presidente del Consiglio nel 20 e da capo si oppone a una riforma del Senato, fa le infornate immettendo popolari e immettendo socialisti riformisti in una chiave di lettura evolutiva della realtà italiana del dopoguerra, che vuole pilotare, contrariamente a come parte certa storiografia ha attribuito a Giolitti, vuol portare l'età liberale e l'accento politico liberale verso una transizione che passi il testimone ad altri settori, ad altre componenti del ceto politico nazionale emergente, e quindi anche in questa fase fortunatamente il Senato non diventa ante litteram una Camera delle corporazioni e quindi sopravvive nella sua, tra virgolette, nobiltà alla grande crisi del primo dopoguerra, per arrivare appunto nella stagione tittoniana fino alla fine degli anni 20. Concludo rapidamente, ho parlato fin troppo, ho sforato credo i 20 minuti, con un nuovo ringraziamento per averci fornito questo formidabile strumento di lavoro e anche con l'invito a me stesso e a tutti gli addetti al mestiere di raccogliere quelli che sono gli strumenti che questo 9 volumi danno alla storiografia per approfondire dei temi che possono essere cruciali nel restituire al Senato nell'età liberale il ruolo di grande rilievo che ha avuto. Grazie. Siamo davvero grati al professor Rogari per questo suo intervento, che si colloca cronologicamente e diciamo storiograficamente a seguito di quello dell'intervento della professoressa Corciulo, e che ci dà una visione nuova, secondo me, dell'evoluzione del Senato e del suo ruolo, che era stato, diciamo, non solo trascurato ma un po' marginalizzato nella storiografia delle istituzioni, e credo che Piero Craveri farà nel suo intervento portare avanti questo elemento di evoluzione e di continuità che un organismo vivo come fu il Senato del Regno, dobbiamo riconoscerlo, capace di adattarsi all'evoluzione politica e sociale del Paese, anche in queste tanto discusse infornate, come giustamente Rogari ha sottolineato. Ecco, prego il professor Craveri di... Scusatemi, mi alzo, ma la seggiola è comoda, ma mi procura un senso claustrofobico. Scusa Piero, pare che il Presidente arrivi fra 5 minuti. Quando arriva mi interrompo. Che devo fare? Volevo dire per delicatezza. Ti ringrazio. ringrazio anch'io, ringrazio di essere qui, ringrazio come studioso il Senato della Repubblica, in particolare l'archivio del Senato e la dottoressa Campochiaro che lo dirige, perché ci ha fornito un'opera davvero utilissima, come hanno detto i miei colleghi, e che mi permetto questa punta polemica, un esempio
per le istituzioni pubbliche del nostro Paese, perché lo Stato, desidero, approfitto della presenza di tanta gente, lo dico sempre, lo stato dei nostri archivi pubblici è indecente, non si combina con una democrazia e uno Stato di diritto in cui l'attività dello Stato dovrebbe in qualche modo essere controllata dai cittadini, trovare la documentazione sul cui ripercorrere le fasi amministrative e non solo politiche, eccetera. Gli atti. Non esiste da noi. Abbiamo un archivio dello Stato in cui le amministrazioni non versano da decenni. Uno Stato delle carte davvero... Bene, insomma, non insisto su questo punto, però è grave, è un punto grave della nostra. Non credo che siamo fino in fondo uno Stato di diritto con una struttura archivistica alle spalle di questo tipo. Mi sono spesso domandato, ma che forse in questi decenni abbiamo avuto classi dirigenti le quali non volevano lasciare traccia di quello che hanno fatto? Credo di no, che non sia questo il motivo, sia soltanto una paradossale incuria amministrativa. Vengo, e siccome mi hanno già tracciato e detto quello che devo dire, però voglio, mi si permetta, ripercorrere brevemente alcuni punti che i miei colleghi hanno così bene illustrato. E dire... Grazie. Perché? Perché sennò la televisione non ti può prendere. Ah, la televisione. Scusami. E sintetizzerò molto schematicamente il problema in questi termini. Io credo che dal punto di vista storico-istituzionale, storico-costituzionale, il Senato subalpino del Regno abbia tre fasi. E queste tre fasi, le prime due, dipendono dal, è stato detto molto bene che il Senato nelle monarchie costituzionali nasce come organo, diciamo, di moderazione della Camera elettiva e comunque si colloca nell'intersezione tra la Camera elettiva, che ha l'indirizzo politico, cosa che invece non ha il Senato, e il capo dello Stato, il quale è il problema della prerogativa regia. Il problema della prerogativa regia si esaurisce lentamente nel tempo. In fondo l'ultimo esempio macroscopico di esercizio della prerogativa regia noi lo abbiamo nel 15, il potere riservato in politica estera e militare del re influisce enormemente sull'entrata in guerra. Ma nella prima fase, lo ha accennato anche la collega Corciulo, noi abbiamo un contrasto tra re e Camera, che è tipicamente di prerogativa regia, con un tentativo, con l'alleanza del Senato, di, come dire, arginare e supplire i poteri che sono dallo statuto stesso attribuiti alla Camera, cioè quelli di indirizzo politico. Ed è, direi che è stato accennato, anche Grassi Orsini ne accenna, e il momento è superato nel 1855 col superamento della crisi calabiana sulla legislazione ecclesiastica. Da qui inizia una fase che è stata ben descritta da Rogari, in cui il Senato svolge quella funzione che mi per, insomma, sintetizzerei così, è l'ombra istituzionale dell'equilibrio moderato del Paese. E svolge questa funzione abbastanza egregiamente, con continuità, l'accenno finale che Rogari faceva alla crisi del 98 e a tutta la tematica del ritorno allo Statuto. Beh, il Senato non è schierato sul ritorno allo Statuto. Ritorno allo Statuto e ritorno alla prerogativa regia,
Il Senato non è schierato, in qualche modo svolge anche qui una funzione, diciamo, di carattere moderato. E c'è un altro punto che è stato sollevato e sul quale vorrei accennare, lo accenna anche Orsini nella sua introduzione, grazie Orsini. Dice, no, ma l'ha detto Rogari, poi non nascono grandi contrasti con l'altra Camera. Non abbiamo un caso di un People's Budget, non c'è il bilancio di Lloyd George del 1910 nel lungo governo di Lord Asquith. Sì, cari amici, però noi non abbiamo People's Budget fino alla Repubblica, e questo è il punto. E questo è un dato che non appartiene alla storia del Senato, ma appartiene alla storia della Repubblica. Noi abbiamo il passaggio, diciamo, alla democrazia liberale con la Repubblica. Di mezzo abbiamo quella che chiamo la terza fase anche per il Senato, che è il fascismo, che non è, diciamo così, il bilancio in funzione della democratizzazione del Paese, ma in funzione di altre cose, anche se col fascismo poi nasce in qualche modo la società di massa, diciamo, e le istituzioni vengono adattate alla necessità di, però non nel senso di un... E del resto la crisi del mondo liberale sta proprio nel non superare il passaggio dallo Stato liberale alla democrazia liberale. Ora, e su questo ancora un'osservazione, perché credo, io mi sono occupato, perché devo pubblicare il carteggio Ruffini-Croce, che tra l'altro è un carteggio quasi interamente sull'opposizione alle leggi fasciste liberticide in Senato, e mi ha interessato moltissimo perché Ruffini è stato un campione di quello che tu hai accennato, cioè del problema della riforma del Senato in senso rappresentanza degli interessi. Te giustamente, se fosse passata quella linea, il fascismo si sarebbe trovato una Camera delle Corporazioni già in qualche modo fatta. E voglio fare a riguardo quest'altra osservazione. Primo, tutta questa architettura del Senato, per quanto e tutti i tentativi di riforma che si fanno, eccetera, però insomma hanno un senso fino a un certo punto, compreso il problema della mancanza di rappresentatività, del numero dei senatori, del vitalizio, eccetera, fino a quando il suffragio è ristretto, nel senso che il Senato, come dire, è in qualche modo un rovescio di nomina regia, in qualche modo più autoritario e meno rappresentativo, ma l'hai detto anche tu stesso, ma esattamente è una Camera che è molto simile, o comunque che in qualche modo è il calzino rovesciato della prima Camera, in qualche modo. Quando arriva il suffragio universale è finita come si dice, cioè nasce una contraddizione che è, e Ruffini ad esempio propone questa tesi, cioè trovare un fondamento rappresentativo, questo è il punto, la rappresentanza degli interessi. Ma la rappresentanza degli interessi è un richiamo al carattere, alla morfologia organica della società e alla rappresentanza organica della società, che non è la rappresentanza democratica. Sì, solo che anche lì insomma, c'è un difetto di analisi da parte di Ruffini e nella proposta. Perché in realtà quelli sono gli anni, mi sembra che sei tu che lo dici, che si modifica il regolamento della Camera, si introducono i gruppi parlamentari, in realtà la struttura organica della società è rappresentata dall'insieme dei partiti e dalla struttura del sistema politico, così come si configura attraverso i partiti politici. E quindi, come dire, è un dato. E vengo molto rapidamente alla parte. Sì, perché... diciamo, questa natura moderata del Senato mantiene una sua effettività parziale, sempre più debole, ma insomma una sua effettività anche in periodo fascista. Voglio
bisognerebbe analizzarlo, lo accenno soltanto, ma la battaglia per la difesa delle libertà statutarie che si compie in Senato è anche, non è una battaglia progressista, è una battaglia moderata, ma è una battaglia, diciamo, per un moderatismo diverso dal moderatismo fascista, insomma. C'è una contrapposizione che passa attraverso l'asse moderato del Paese, insomma. E che il Senato è il tipico... Ed è poi l'unica sede in cui questa battaglia si fa. Perché alla Camera c'è l'Aventino e poi c'è il 25 gennaio, si chiude la baracca ai burattini. E al Senato rimane una sopravvivenza che la battaglia di principio la fa fino al concordato del 29 e anche oltre. Allora qui chiudo con questo, ma qui c'è un problema storiografico, cioè c'è un dibattito storiografico. Il collega Emilio Gentile, che noi, io almeno personalmente, ho un grande rispetto della sua intelligenza, del lavoro che ha fatto, e poi siccome non mi sono mai ex professo occupato di fascismo, ubi maior minor cessat, però non cessa fino del tutto, nel senso che in qualche modo, insomma, pur non essendoci occupati di ex professo, un'opinione ce la siamo fatta, che non è quella dello Stato totalitario, nel modo così assoluto come invece ce lo presenta. E perché ha fatto un libro sul Senato, tra l'altro su commissione del Senato stesso, è un libro che credo profondo, perché è sulla fascistizzazione del Senato, in cui non esiste altro che la fascistizzazione del Senato. È la fascistizzazione ideologica del Senato, poi, non è nemmeno, perché qui ci sono anche dei problemi regolamentari su cui accennerò molto brevemente. Allora, no, io penso che non è così, dalla prefazione di Grassi Orsini procede in modo molto olimpico e misurato, con delle geometrie più che mai classiche nel suo... Però, insomma, tra le righe è chiaro, non è così. Beh, innanzitutto c'è una parte ampia di senatori, poi muoiono, perché tra l'altro c'è l'età che conta, ma che non si iscrivono al fascio. Sono molti quelli che non si iscrivono al fascio. All'inizio sono quasi la maggioranza del Senato, fino al 28... 29. Poi naturalmente il concordato lo votano, ma no, non sono fascisti, e ne rimangono verso la fine ancora una trentina. No, perché il Senato a quel punto un rapporto con la monarchia c'è. Che un rapporto con la monarchia è quello che poteva essere col re che avevamo, però è un elemento in qualche modo che esiste di rafforzamento della diarchia. Comunque, insomma, di sottolineamento della diarchia. Ora, qui c'è il problema, poi si affievolisce moltissimo l'opposizione. Andrebbe studiato, questo non lo sappiamo che cosa hanno fatto questi signori senatori, voglio dire, incominciando da Croce, passando per Einaudi e molti altri. Che, come? Bisognerebbe andare a vedere, cominciare gli atti, le carte, ricostruire un po' questa opposizione. Un punto c'è, perché sono andato a vedere, non so se sono... Siccome dai carteggi tra i suddetti senatori, cioè che a un certo punto loro non ci vanno più in Senato. Non ci vanno più perché non li fanno più parlare. È praticamente inutile che ci vadano. Ho rintracciato sul... non so se... Per una norma regolamentare, loro dicono, che viene introdotta. Ho visto nel regolamento del 36 al capo quinto, relativamente alle discussioni, il presidente pone fine alla discussione, esaurito l'elenco degli iscritti a parlare, o qualora 8 senatori chiedano la chiusura della discussione stessa. Credo che quella sia la norma, insomma. Se c'era uno di loro che voleva parlare, c'erano 8 senatori pronti a chiudere la discussione. Credo che sia quella, insomma, bisognerebbe fare. Ma perché? Perché questo è un problema almeno storiograficamente rilevante? Beh, innanzitutto perché, adesso non sto a fare i nomi, ma insomma,
questa quindicina di nomi li ritroviamo poi alla presidenza della Banca d'Italia, alla presidenza della Repubblica, alla presidenza del Senato, al Ministeri degli Esteri, insomma in punti cruciali del passaggio, per semplificare, dalla monarchia alla Repubblica e comunque insomma dal fascismo al dopo fascismo. E hanno rappresentato un'intelaiatura in cui fino a tutta l'epoca gasperiana si pesca dentro a piene mani e rappresentano il punto, perché c'è il problema della continuità dello Stato, questo è un problema che naturalmente è fermo nella storiografia, lo si sa, però non ne abbiamo mai misurato interamente gli effetti, ma sono l'elemento di continuità dello Stato, sono l'elemento effettivo di continuità dello Stato e voglio dire rappresentano una parabola che è anche diversa dalla parabola del Partito Liberale, insomma, è Ceto, dirigente è liberale dell'Italia prefascista che... E allora adesso per esempio sta per essere pubblicato il diario di Zanotti Bianco sugli anni 43-44 da parte dell'Animi a Roma, è molto interessante perché l'intelaiatura di quelli è tutto questo mondo che viene fuori, che è un mondo che si muove molto attivamente, naturalmente c'è anche il colonnello Montezemolo, i generali, eccetera. Abbiamo probabilmente molto sottovalutato questa infrastruttura che rimane all'interno della storia del fascismo, che ha nel Senato un punto di riferimento e che rappresenta un elemento di continuità che poi la democrazia assorbirà e si andrà decisamente oltre loro, però che svolgono ancora un ufficio nel passaggio dall'uno all'altro regime. Grazie. Siamo ancora, lo devo dire, molto grati a Piero Claveri che ha sottolineato due punti, secondo me, importanti nella storia del Senato e nella storia d'Italia. E cioè, per la storia del Senato, indubbiamente, quella battaglia per le libertà politiche che Croce, Ruffini, Bollati, Frassati ed altri fecero, e l'elemento di continuità tra l'Italia liberale e l'Italia repubblicana, che passa attraverso l'antifascismo di queste persone che ho nominato, che sono chiaramente una forza residuale rispetto alla maggioranza del Senato che si trova sui banchi di Palazzo Madama nei primi anni del fascismo. Ricordo, e questa è una scoperta che l'archivio ha fatto, che in realtà, anche se non vi era una norma che legittimasse i gruppi parlamentari, esistevano informalmente gruppi parlamentari che tutto sommato in quell'epoca costituiva grosso modo la maggioranza del Senato, perché all'Unione Democratica la cui composizione era praticamente i democratici liberali di Giolitti e i radicali sociali, più dei gruppi non formalizzati come quello del Partito Liberale, dove c'era Croce, Ruffini, Bergamini, Mosca e anche Fortunato. Questi si muovevano come gruppi parlamentari, quindi mettere in luce, questa loro battaglia per le libertà politiche e questo elemento di continuità, credo che sia, un fatto storiograficamente importante e molto importante sul piano
etico-politico. Questa dimensione etico-politica penso che si sia persa nella storiografia, onestamente, ed è un elemento abbastanza importante, purché non diventi un fatto ideologico. È arrivato Gaetano. Il Presidente? No, Gaetano. Prego il senatore Gaetano Quagliariello di assumere la... c'è lui ancora. Sì, però intanto Gaetano così. Se vieni qua mi fai sedere giù, mi fai piacere, perché io sono stato poco. L'ultima relazione del professor Gianfrancesco. Grazie Presidente. Ringrazio ovviamente il Senato e l'archivio storico del Senato per avermi dato questa preziosa occasione, questo onore di svolgere questo intervento, nel quale cerco di portare insomma, un contributo con una sensibilità un po' diversa, che è quella dello studioso di diritto pubblico. La prospettiva di indagine che io ho prescelto è quella dell'esame del regolamento parlamentare della fonte di autonomia per eccellenza della Camera parlamentare, in particolare del regolamento parlamentare del Senato nella transizione tra il regolamento Sabaudo del 1850, quindi l'ultimo regolamento del Senato Sabaudo, e il primo regolamento che regge le sorti del Senato italiano, il regolamento del 1861. Ecco, io cercherò anch'io di contribuire, non dico a dissipare, ma insomma a rendere più penetrabile il mistero che avvolge il Senato subalpino e in termini più ampi il Senato regio, come è stato detto in precedenza. Questo mistero, questa scarsa conoscenza che conduce spesso a posizioni abbastanza liquidatorie o semplificatorie della posizione del Senato nel sistema costituzionale dello Statuto. Alcuni termini sintetici sono già stati ricordati, insomma gli invalidi della Costituzione di Antonetti, le infornate come metodo di composizione del Senato, quello che secondo me è il giudizio più perfido, più penetrante, quello che lo stesso Cavour espresse, ma che cos'è poi tutto sommato questo Senato che è stato costituito dallo Statuto? È un Consiglio di Stato perfezionato, ovviamente dove lui per Consiglio di Stato intendeva il vecchio Consiglio di Stato del 1717, quello istituito da Vittorio Amedeo II, pre-Stato di diritto, fino ad arrivare poi a quelli che saranno gli esiti ultimi, il gerontocomio di mussoloniana memoria, la Camera dei Vecchioni, dove però sarà proprio, come è stato ricordato più di una volta, questa Camera dei Vecchioni a offrire più di un ostacolo al fascismo, all'impadronimento totale delle istituzioni dello Stato. Ebbene, l'esame del principale testo di disciplina e dell'organizzazione delle funzioni del Senato non conferma questa tendenza semplificatoria, in questo senso mi inserisco appieno nella linea di tendenza degli storici che mi hanno preceduto. Io mi soffermo su un aspetto limitato come il regolamento, ma la riflessione va fatta ed è stata fatta con riferimento alle stesse previsioni statutarie in tema di Senato. Qui la scelta fondamentale è operata con la scelta del sistema di composizione, scartando le due soluzioni estreme della House of Lords, della nomina della Camera di pari ereditaria da un lato e dall'altro l'altro modello però altrettanto non praticabile che era il Senato belga del 1831 di carattere elettivo, e scegliendo la via mediana della Carta francese anche tra l'altro del 1830, che è quella di una Camera di nominati a vita e non di pari ereditari. Questo consente